Ciao a tutti amici e bentornati in 7 Days to Die, The Survival Horde Crafting Game. Come al solito io sono Amorosh Vidal, benvenuti in questo nuovo video. Bentornati amici appunto in 7 Days to Die, The Survival Horde Crafting Game. Siamo qua dove l'avevamo lasciato, cioè alla miniera. Amici, cosa importantissima, e ci stavo pensando nel mentre montavo il video, ma anche nei giorni successivi quando ho letto i vostri commenti. È vero, siamo arrivati qua in questo punto. Ora, tecnicamente non abbiamo legno, ne abbiamo veramente poco. La miniera, là, ho detto un là strano, comunque la miniera continua verso di lì. Sono arrivati alcuni commenti che mi hanno detto: Amon, guarda che la miniera è... potrebbe essere immensa, o comunque è immensa. Quindi il problema, appunto, che è immensa è che non so a che punto e quanto ci voglia a esplorarla tutta. E lo faremo, ovviamente. Ora però, quello che mi turba più di tutti è questa cosa qua. Vi faccio vedere. Non abbiamo torce. O per meglio dire, ne abbiamo una. Una torcia. E non ne possiamo fare altre, perché per fare le torce, come ben sapete... Ecco, sì, come cavolo lo scrivo. Come ben sapete ci serve il tallo, che ce l'abbiamo tutto a casa. Quindi non abbiamo una ceppa qua. Quindi potrebbe essere anche un problema. Sotto ci sono degli zombie, guardate, incredibile. Se li vedete, ve li faccio vedere con uno zoom della pistola, guardate, c'è uno zombie lì. Ora, il problema qual è? Il problema potrebbe essere la risalita. Ora, quello che mi è venuto in mente è questa cosa qua. Cioè, se io ad esempio tiro giù un po' di questi pali, sperando che non cada la struttura, io potrei recuperare della legna per fare dei wooden frame e per fare probabilmente anche una scaletta, in maniera tale da poter avere una via per tornare sopra, anche perché se veramente questa miniera è lunga, se veramente questa miniera è veramente grossa, veramente impegnativa nell'esplorarla, proprio perché è grossa, potremmo mai non tornare mai, per la precisione, sopra. E che cavolo, sarebbe un problema. Quindi ora mi metto qua, recupero un po' di legna e dopo, quando ne ho un bel po', sperando che non cada nulla da questa miniera, direi di fare le scalette per sopra e poi continuare ovviamente l'esplorazione sulla miniera. Attenzione amici, guardate cosa sta succedendo, guardate. È ovviamente la luna rossa. E cavolo, stanno cadendo. Attenzione, attenzione. E... good frame, magari... 5, attenzione. Attenzione, stanno arrivando gli zombie dentro. Porca ceva. Sono sbarellato. Fuori. Ok, non ho spazio per l'inventario. Devo buttare qualcosa. Porca ceva. Cioè, stanno scendendo da sopra. Guardate che casino. Devo assolutissimamente buttare qualcosa. Non so cosa buttare, però. Cioè... che cavolo butto? Buttiamo questo, via. Anche la sabbia, che non me ne frega. Via la sabbia. Ok, piano d'emergenza. Copriamo qua. Ce n'è qualcuno che è caduto. Guardate, guardate. Guardate. Porcaccia Eva. Anche militari ci sono, c'è di tutto qua. Cosa c'è? C'è la maschera, ma non mi interessa. Via il soldato. Porcaccia Eva. Perché c'è la luna rossa? Attenzione, è caduto un altro. Signorina, scusi, mi sta rompendo la casa. Via sta roba di... via sta roba di zombie. No, no, non quello. Non quello. Ok, abbiamo ammazzato anche la donnina qui. Oh, via questo. Che bordello, amici. Abbiamo questi.
direi quasi quasi mangiamo anche, che male non fa, visto che aveva del mangiare e noi mangiamo. Dobbiamo bere, quello sì. Trinca un po'. Trinca ancora. Mamma mia, la luna rossa in mezzo alla miniera. Cadevano giù gli zombie. E li abbiamo anche sopra, eh. Li abbiamo anche fottutamente sopra. Andiamo a vedere. Vedete che stanno arrivando. Stanno arrivando. Stanno arrivando. Che cavolo, 12 di Forge Steel. Via questo, tiriamo sul Forge Steel. C'è anche Forge d'Iron. Porca c'era. No, ancora! A pala! Stanno entrando a pala! Mamma mia. Usa painkiller. Porcaccia Eva, amici. Che roba devastante, fottutamente. C'è la luna rossa nella miniera, amici. Incredibile, veramente. La luna rossa nella miniera. Ce ne saranno altri di zombie, sicuramente. Ecco, guardate qua. Cheerleader anche. Abbiamo visto zombie nuovi che non vedevamo mai. Lì c'è tizio là, vediamo sotto qua, sotto qua c'è la tranquillità, però avete visto comunque come gli zombie arrivino anche dentro la fottuta miniera? Incredibile, amici, c'è veramente devastante. Vedete come in Seven Days to Die, come una puntata inizi in un modo e poi fottutamente ci troviamo a combattere in un altro in una maniera veramente. Ah, attenzione, ne arriva un'altra, ne arrivano altri. Meno male che abbiamo questa mazza qua che fa non mi rovinare il muro difensivo. Stai lì. Ok. E poi, vabbè, gli zombie che. Legno mi interessa. Gli zombie che rimangono lì a. Fermi a. Così, alla cavolo, è un po' strano, però chi se ne frega. Facciamo altri wood frame che comunque ci interessano per il nostro piano che vi ho detto prima. La signora qua gli abbiamo dato una leggera tramvata dentro dell'acqua che ci serve, tra l'altro. Molto bene. Ok, e ce n'è un altro che sta per cadere, eccolo qua. Altri. Ok, sono un po' bloccato. Sono presi ammazzate a vicenda. Questa cosa aveva un panino, non direi che non mi interessa. C'è l'uomo qua che. Oh, là. Perfetto. Attenzione, esplo. Aia, aia. Attenzione, questo qua pericolosissimo. Oh, abbiamo fatto saltare in aria teste a go-go. Oh, là. Sono le 2:12. Stiamo affrontando la notte. Non mi ero neanche accorto che era la notte della luna rossa. E l'abbiamo affrontata in una maniera incredibile e totalmente diversa dal solito. Ed è fantastica questa cosa qua. Fottutamente fantastiche, oserei dire. E continuano ad arrivare. E qua siamo pieni di cadaveri di zombie. Eccoli, eccoli. Che cosa stanno menando? Amico, cosa stai menando? Attenzione, stiamo rallentando dagli zombie che ci sono qua davanti. Oh, là, un altro che se ne va. Questo lo spacchiamo. Scusi, signore. Venga qui. Oh, là, un'altra. No, 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 ho spaccato quello che non dovevo spaccare. Va bene uguale. Oh, là, vediamo questo soldato disperso. Cosa ha? Ha delle cose che qualcuno sta facendo cadere. Ok, ha dei guanti. Potrebbero servire. Attenzione, giocatore di football. Ok, forse col giocatore di football possiamo avere dei problemi tecnici. Dove cavolo è finito? È sparito il giocatore di football, era qua. Possiamo indossarli, sì, wear. Ok, perfetto, abbiamo potenziato un attimo anche il nostro personaggio. Qua c'è uno schifo, veramente uno schifo. Esplodono i pezzi, sono le 3:26, abbiamo quasi superato la notte.
Sta cadendo anche da qua. Speravo che non crolli tutto. Tanto, sti cavolo di zombie che rimangono qua. Via, sti cavoli. Oh, rallentano e basta. C'è una rottura di... Via, sti zombie. C'è uno schematic, un book schematic dell'Iron. Questo qua aveva. Quindi buttiamo via questo. Tiriamo su questo qua. Dove cavolo è? Attenzione, attenzione, attenzione. Ok. Ok, perfetto. Ho tirato su uno schematic di qualcosa, ma non lo vedo. Ah, eccolo qua, Iron Boss, vabbè. Impariamo perché anche se abbiamo... Tra l'altro abbiamo... Guardate un... Non so come sia possibile. Là. Abbiamo un osso rotto che non possiamo curarci così. 2 secondi. Non so come sia possibile che ce lo siamo rotti. Però va bene. Guardate il macello che c'è. Beviamo perché il personaggio ha veramente molta sete. Ok, poi direi di iniziare la costruzione da qualche parte, se riesco. Via tutti sti cavolo di qua, via, via, via. Attenzione, attenzione che arriva un'altra signorina. Attenzione. Signorina qua è ancora viva, secondo me. Infatti. Adesso non più, vediamo un po' cosa ha, nulla, ma c'è l'uomo qua. Aia! Come ha fatto a prendermi che è dietro? Sto cavolo qua mi sta sempre di più sulle... Cioè, non vi dico dove. Ok, è giorno. Calmi, calmi, è giorno. È giorno. È giorno, calmi. Che è sto casino? Cos'è sto casino che si sente? C'è ancora qualcuno sopra, probabilmente. Ok, ma questo non è importante. La cosa importante è costruire qua. C'è qualcuno che sta scavando, eh. Ok, la cosa importante è continuare qua. Se riuscissi a mettere... Niente, non riesco a metterlo. Caceva. Allora, facciamo una cosa. Inizialmente ci serve. Non ho neanche un ex. Ah, cacchio. Non ho neanche una stone ex perché non ho neanche queste e non riuscirò mai a potenziare. Questo è un problema, amici. E questo è un fottuto problema. Cioè, non riuscirò mai a fare le scalette. Almeno che. Proviamo a farne una, vediamo se ovviamente ho l'inventario pieno. Porca cielo, sta roba dell'inventario pieno veramente mi sta altamente. Aggiungiamo questo. Oh, qua c'è uno zombie da qualche parte, però. Beh, o ce l'abbiamo sopra, o non ho proprio idea di dove sia. Però, adesso che abbiamo la scaletta, proviamo a mettere la scaletta. Che cavolo, sti cosi che stanno a mezz'aria. Ti metto sopra qua, sembrerebbe di sì. Problema che non abbiamo una parete solida, cioè solida continua per mettere, perché se io lo metto qua e vado di qua, ecco che sto rischiando di morire. Allora, quindi l'idea potrebbe essere, facciamo una cosa. Allora, ci segniamo che qua c'è la miniera. Un bel save waypoint, mettiamo magari questo, mettiamo miniera. Là, perfetto. E poi io proverei a scendere. Proverei a scendere. Guardate, lì ci sono altre scale. Proverei a scendere perché sennò rimaniamo bloccati. Tanto la miniera possiamo tornare. Oh, che cavolo è? Porcaccia Eva. Porcaccia Eva. Che cavolo era questo qua che faceva casino? Calmi, 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 no, 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 ok, via, 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 via. Wow. E ci siamo fatti malissimo, malissimo. Carica, carica, amico.
Carica. Che cavolo è? Fatto d'acciaio quel coso lì. Fatto di fottuto acciaio? È fatto di fottuto acciaio, amici. È fatto di fottuto acciaio. Pistola, pistola. Pistola, pistola, ho detto. No, ho detto pistola. C'è il personaggio che sta malissimo, malissimo. Usa. Ok, adesso sta un po' meglio. Siamo dentro al canyon, cioè prima eravamo nella miniera. Poi ecco, era quel personaggio lì che creava casino. Che ovviamente adesso non ci ha perso, però. L'abbiamo ammazzato. L'abbiamo ammazzato. Però mi piacerebbe avere. Ok. Ma qualcosa di interessante. Sì, Magnum Grip poteva esserci utile. Però, insomma, allora, fa caldo. L'inventario pieno. Potremmo fare. Siamo in una zona sconosciuta che non so se avrà mai fine. La gamba rotta, veramente il personaggio è ridotto a uno schifo. Il nostro piano se n'è andato a farsi fottere. Molto bene. Allora io direi di fare una cosa. Dunque, riusciamo a fare lo Yucca Juice? Assolutissimamente sì. E ne possiamo craftare altri. Il problema solito è che l'inventario. No, non è pieno l'inventario. Trinchiamoci uno Yucca Juice. Magari ne facciamo altri. Possiamo farne altri? No, perché. No, non ne possiamo fare altri. Però ne trinchiamo volentieri due. Perfetto. Di yucca, perché per fare lo yucca juice servono quattro frutti, che comunque ci sono, perché qua abbiamo a go-go, possiamo farli. Quindi l'idea è quella di fare degli yucca juice. Attenzione, abbiamo trovato un'altra cosa, amici. Abbiamo trovato delle rovine. Abbiamo trovato delle rovine, amici. Abbiamo trovato delle fottute rovine. Problema che il personaggio sta da schifo. Sta veramente da schifo il personaggio. Ok, allora facciamo una cosa. Subito, waypoint. Save point, rovine. Là. Perfetto. No, 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 no. Quanti cavolo ce ne sono? Oh, là. Come siamo messi molto male. Vorrei curarmi la gamba. Il problema è che non ho clot. No, il ciccione no, il ciccione è fortissimo. Il ciccione è fortissimo. No, sono caduto malamente, tra l'altro. Ok, possiamo uscire da questa parte qua. Via, 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 via. Via da queste rovine, molto belle devo dire le rovine, ma via, scappiamo. Allora amici, mentre io scappo vi dico che per questa puntata è tutto, vi ricordo di lasciare un bel like se vi è piaciuto il video, commentate, condividete, vedremo come andremo avanti nella prossima puntata. Da Amorius è tutto, ci vediamo al prossimo futuro video, ciao a tutti!